Ciao a tutti, io sono Elia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi TBR di aprile, perché ho notato che vi è piaciuto molto il video da TBR di marzo, quindi ve lo ripropongo anche questo mese. Il primo libro, in realtà me lo porto dietro da chissà quanti anni e anni, ossia Era te che cercavo di questo autore portoghese che non so pronunciare. Questo libro è molto psicologico, molto di mente malata di quest'uomo che cerca la sua metà, la sua dolce metà, ma non la trova da nessuna parte. E in realtà io pensavo fosse molto più leggero, cioè almeno per me non lo è, o almeno non troppo leggero. Però comunque io spero di finirlo almeno in un giorno, in un pomeriggio, perché sono a metà e sono 150 pagine, quindi non è neanche troppo difficile, insomma, non dovrebbe esserlo. Spero di finirlo, sarà il primo che leggerò ad aprile, il primo che finirò. Spero di finirlo, insomma. Il prossimo libro è in realtà un libro per bambini, ma siccome vorrei iniziare a leggere in inglese seriamente, ho deciso di iniziare proprio da Peter Pan. Questa è la versione inglese. Poi non avevo mai letto Peter Pan seriamente, nel senso che non ho una copia di Peter Pan in italiano, neanche un'edizione di Peter Pan, questa è l'unica. Quindi devo assolutamente leggerlo, perché io adoro Peter Pan e non ricordo neanche se l'ho letto da bambina, cioè io non me lo ricordo di averlo letto, quindi devo assolutamente leggerlo. E poi credo sia un buon inizio per leggere in inglese. Prossimo libro, sempre in inglese, è il primo del Signore degli Anelli, The Fellowship of the Ring. Questo in realtà ho provato a leggerlo in questo mese di marzo perché era nella TBR di marzo, però ho notato che è un po' difficilotto, insomma. Nonostante io l'abbia già letto 2 volte in italiano e abbia visto il film chissà quante volte, ho perso il conto, è comunque un po' difficile, almeno per me che non ho un livello avanzatissimo. Però diciamo che vado un pochino a rilento su questo libro, anche per questo motivo che ho deciso di iniziare dai libri per bambini a leggere in inglese, in modo tale che poi prendo una fluidità, prendo un po' più di confidenza anche con l'inglese, e che possa anche leggere questo libro e altri, insomma, dello stesso livello con molta più fluidità di quella che ho adesso. Prossimo libro che vorrei in realtà continuare il mese di aprile è questo maledetto libro, La forchetta, la strega e il drago di Christopher Paolini, che ho iniziato proprio il 31 di marzo, non ho fatto in tempo. Ultimo libro di questo video da continuare nel mese di aprile è La spada della verità, volume secondo di Terry Goodkind o Goodkind, non lo so. Io avevo visto la serie TV quando avevo tipo 13-14 anni, mi era piaciuto tantissimo, quindi adesso ho deciso di recuperare anche i libri. Il primo volume, divorato, amato, adorato tutto e per tutto. Subito dopo ho iniziato questo, ma non credo che sia stato il momento opportuno per iniziarlo. Nonostante le pagine che ho letto già mi siano piaciute tantissimo, diciamo che avevo un po' questa inerzia, questa non voglia di leggerlo. Quindi ora voglio riprenderlo in mano e continuare, perché se no non ce la farò mai più nella vita a finire anche tutti gli altri, perché sono ben 11 libri e vi dico che questo è uno solo, cioè non è come i libri di Martin che hanno messo insieme due o più libri, ma questo è uno solo, un singolo così, cioè voi capite che ci saranno altri 9 di questa grandezza dopo. E io mi voglio sparare, nonostante, appunto, ripeto, sia molto affezionata alla serie e mi piace tantissimo, ma veramente mi voglio sparare per i cash in realtà. Però va bene così, ci piace e continueremo. Bene, questo video finisce qui, lasciate un like se vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa vorreste leggere voi nel mese di aprile, se avete letto uno di questi libri e quale dovrei iniziare per prima? No? Quale
vuole continuare in realtà per prima, perché ormai così il mese di aprile è fatto per finire i libri già iniziati. E iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!